A Castel di Sangro si è svolto il 21esimo SimFly Festival 2024 e la quarta edizione della Giornata Mondiale della Pesca Mosca, World Fly Fishing Day. L'iniziativa, che in Italia è organizzata dalla Scuola di Pesca Mosca presieduta da Osvaldo Galizia, ha visto la partecipazione di oltre 300 pescatori a Mosca provenienti oltre che da molte regioni del nord Italia, anche da paesi europei ed extraeuropei. Castel di Sangro è la capitale mondiale della pesca a mosca, ma la pesca a mosca non è soltanto uno sport o un hobby, è diventato un attrattore turistico perché in questo periodo, come negli altri anni, abbiamo prenotato 110 camere in albergo negli hotel della zona e costituiscono un turismo di qualità e destagionalizzato. Per cui il Castel di Sangro ha sempre puntato sul turismo legato allo sport e la pesca a mosca rientra nell'ambito di questo progetto. Sempre un grande impegno da parte vostra. Sì, l'impegno è da parte di tutta la Scuola Italiana di Pesca a Mosca perché ha istruttori in tutta Italia e anche all'estero e si ritrovano ogni anno qui a Castel di Sangro per festeggiare la pesca a mosca. Castel di Sangro, lo ricordo, è anche la città della pesca a mosca. È stato stabilito da un consiglio comunale all'unanimità e hanno deciso di attribuire a Castel di Sangro la denominazione di città della pesca a mosca. La pesca a mosca è ormai un classico per Castel di Sangro. Un classico, sicuramente il Sangro è il fiume, il secondo fiume più pescoso d'Italia, è una tradizione ormai consolidata e anche questo evento che si svolge poi all'interno di questo magnifico chiostro francescano del 1400 che poi è situato in una location dal punto di vista ambientale e naturalistico davvero invidiabile. Sempre una grande partecipazione. Partecipazione sì, anche per la mostra dell'arte nella pesca e la pesca nell'arte, che vede la presenza e la partecipazione di diversi autori, sia pittori sia stranieri, scultori, non solo europei ma anche internazionali, extraeuropei come statunitensi o giapponesi.